Buongiorno a Flavia Franco. Se mi permetti, volevo farti un'intervista. Beh, certo che sì, è un onore che capita mica tutti i giorni essere intervistati da Maestra Vecchia Fagombrodo. Allora entriamo subito a bomba. Tu parli spesso di diritto alle emozioni. Adesso vorrei che ci raccontassi come prende forma questo diritto nella tua pratica didattica. Il bambino è fatto di emozioni, con le emozioni manifesta se stesso, la propria gioia, la propria sofferenza, il proprio interesse. Sono emozioni cui spesso non sa dare un nome e che possono impaurirlo oppure possono confonderlo perché non possiede il lessico per definirle. Quindi non riesce a identificarle, tantomeno condividerle. E spesso gli adulti che lo accompagnano in questo percorso sono carenti anche loro da questo punto di vista. Dunque, direi che è fondamentale per noi insegnanti quindi costruire dei percorsi dedicati alle emozioni, no? La scelta di una didattica che faccia leva sulle emozioni diventa assolutamente vantaggiosa. Da un lato perché permette al bambino di vivere le emozioni riconoscendole e mettendole tra l'altro a disposizione dell'insegnante, per comprenderlo e quindi per trovare strategie idonee e per catturarlo e portarlo emozionalmente con sé nel viaggio alla scoperta del sapere. Le emozioni quindi si riflettono anche sulla qualità dell'apprendimento? Inesorabilmente. Chi di noi non ha mai avuto nelle proprie classi bambini preda di ansia, di rabbia, di paura, di depressione? Soprattutto in questo momento, per esempio, dopo che siamo reduci da questa esperienza così terribile come quella, del Covid, queste emozioni interferiscono pesantemente con le capacità di apprendimento. E come fa un bambino ad aprirsi alla scuola quando le emozioni negative o le emozioni che non sa dominare lo attraversano o lo rinchiudono in una bolla di sofferenza? Adesso però ci devi dire dove troviamo le emozioni nel sussidiario dei linguaggi, il cerchio dei lettori. Cara maestra Vecchia Fagombrodo, nel cerchio dei lettori le emozioni si suddividono in due blocchi: emozioni per crescere e le emozioni per imparare. Ok, cominciamo con le emozioni per crescere allora. Quali sono gli strumenti per crescere proposti nel libro, nel sussidiario dei linguaggi, cerchio dei lettori. Lo strumento che ho scelto per lavorare sulle emozioni con i bambini è l'attività in Circle Time, denominata Il potere del cerchio, ed è suddivisa in due sezioni. Il cerchio delle emozioni è la prima delle sezioni ed è introdotta da Alcenero, vecchio saggio Sioux, libro da cui trae ispirazione Il grande spirito parla al nostro cuore. Le parole di Alcenero, vecchio saggio del popolo degli indiani Sioux, dà avvio a questa sezione. I bambini, attraverso il potere del cerchio, capiscono il valore della parola, il valore della libertà di essere se stessi, il valore della condivisione, il valore dell'attesa, il valore del rispetto delle differenze, dell'impegno e alla fine il potere che ha un gruppo, cioè il potere di trasformare in comportamenti le conclusioni a cui il gruppo è giunto. Mediante il potere del cerchio, i bambini affrontano emozioni quali la sofferenza, l'eccitazione, la paura, il sollievo, la tristezza, la vergogna, la prepotenza, insomma, tutta una grande rosa di emozioni. E poi c'è il cerchio del cittadino. Il cerchio del cittadino. Puoi spiegarci meglio di che cosa si tratta? Beh, nel cerchio del cittadino gli alunni vengono coinvolti in discussioni che hanno come fulcro le emozioni e le reazioni legate al vocabolario di un cittadino in formazione. Quindi si discute intorno a parole quali rispetto, gentilezza, uguaglianza, diversità, collaborazione, responsabilità, diritti, doveri e alla fine di questa attività per fare gruppo c'è un compito autentico attraverso il quale i bambini trasformano in comportamenti le discussioni. Non basta solo parlare, bisogna anche agire. E per quanto riguarda il percorso di didattica della lettura, dove sono le emozioni per imparare? Beh, maestra Vecchia Fagombrodo, mia cara, la lettura è il veicolo principale per trasmettere emozioni. E infatti nel cerchio dei lettori ha un posto speciale che si riassume in quattro punti. Il primo, nell'apertura delle sezioni, delle varie tipologie, il bambino trova la lettura gratis, una lettura che è solo ed esclusivamente finalizzata all'emozione e al divertimento.
letto, e quindi al fine del testo il bambino trova il termometro del lettore dove deve andare ad analizzare e a segnare l'emozione che ha provato. Non la deve nemmeno definire, soltanto il livello dell'emozione a cui questa lettura l'ha portato. Poi abbiamo un altro step, cioè nelle letture che incontra man mano all'interno del libro, il bambino identifica emozioni che fungono da detonatore per attivare il potere del cerchio. Poi, come terzo punto, ci sono i box, le mie esperienze e le mie opinioni, e che lo aiutano ad esprimere gli stati d'animo e i sentimenti. Infine, nella chiusura di ogni sezione dedicata al puro divertimento, c'è l'emozione gioiosa del divertirsi nella lettura, che vuole creare un link che lo spinga a continuare a leggere, a diventare un appassionato di lettura e di continuare a vivere le forti emozioni che la lettura trasmette. Mi pare che, ho capito bene, tra le emozioni che aiutano il bambino a crescere all'interno di un rapporto armonico con la scuola, le emozioni che riguardano la sicurezza del sé siano decisamente importanti. Che ci dici a riguardo? È necessario che l'insegnante attivi strategie affinché il bambino possa instaurare col sapere un rapporto sereno, i cui effetti positivi ovviamente si diffondono anche al legame bambini, genitori, insegnanti. Ma tu qualcosa ne sai, maestra vecchia fa buon brodo di questo. Diciamo che ci sono degli step nel percorso del cerchio dei lettori che lo affiancano per guidarlo ad acquisire questa sicurezza, questa capacità di agire da solo, prendendo coscienza delle proprie capacità e dei progressi che sta compiendo, per attivare questo circuito positivo che rende sereno lui, i suoi genitori, l'insegnante e tutto l'apprendimento. Si suddivide anche questo in quattro step: la comprensione guidata, e la scrittura creativa, prima guidata e poi libera, le mappe, prima anche qui guidate e poi libere, il percorso del riassunto che aiuta il bambino ad acquisire sicurezza nella comprensione, nello studio, e poi il divertimento con la grammatica RAF, per diventare sempre più bravi, sempre più sicuri e sempre più sereni col proprio apprendimento. Perché il centro dell'intelligenza non sta solo nel cervello, ma ha una sede anche in fondo al cuore, giusto? Grazie, Flavia Franco, per la gentile intervista. E maestra Vicchia fa buon brodo, la sai lunga, eh? Grazie a te, e mi raccomando, adotta il cerchio dei lettori.